Ciao, oggi prepariamo insieme questa pasta dai sapori autunnali. Si può ottenerne una variante vegana semplicemente sostituendo al burro un cucchiaio di olio. Vediamo subito quali sono gli Gli ingredienti. ingredienti per 4 persone sono 350 g di pasta, una scatola da 400 g di pomodori pelati che ho spezzettato, 25 g di funghi secchi che ho messo a bagno per 15 minuti in acqua tiepida. Li ho strizzati bene e li ho tritati. Ho conservato l'acqua che utilizzerò per la cottura. 6 olive nere tagliate a rondelle. La cipolla tritata, io non amo particolarmente la cipolla e ne userò solo 10 grammi, ma se ne può utilizzare fino ad un'intera tritata. Un bicchierino di cognac, 20 grammi di burro, un dado da brodo, peperoncino, 3 cucchiai di olio extravergine d'oliva, sale e pepe. Passiamo al procedimento. Facciamo imbiondire la cipolla in una padella con il burro e l'olio. Aggiungiamo i funghi ben strizzati e tritati. Aggiungiamo un bicchiere della loro acqua. Il dado. Mescoliamo. E lasciamo cuocere per 15 minuti. Versiamo il cognac e lasciamo evaporare. Aggiungiamo il pomodoro. Aggiungiamo il pepe, il peperoncino e le olive. Lasciamo cuocere il sugo e nel frattempo lessiamo in abbondante acqua salata la pasta. Ho unito la pasta al sugo e questo è il risultato finale. Se questo video vi è piaciuto, mettete mi piace ed iscrivetevi al canale. Ci vediamo prestissimo con una nuova ricetta. Ciao!